Stella Alfedena, in quella che si chiama la Via dei Lupi 2.0. A parlarcene Alessandro Giordani, geologo e guardaparco del Parco Regionale dei Monti dei Cretini, e Paolo Piacentini, ciao caro Paolo, presidente di Federtrek. E io voglio iniziare questo racconto soprattutto a partire da Paolo, perché possiamo dire che questa Via dei Lupi l'hai pensata tu tantissimi anni fa, no? Sei un po' il padre di questa via. Sì, diciamo che ero presidente del Parco dei Monti Lucredili e siccome il lupo per fortuna stava ripopolando un po' tutto l'Appennino, partendo dal nucleo principale del Parco Nazionale d'Abruzzo, e da noi c'era ancora pochissima unità, però durante un incontro, un convegno, si parlava anche della problematica, no? Del ritorno del lupo, la preoccupazione dei pastori, certo, la preoccupazione degli altri operatori del territorio, e quindi dico, vabbè, bisogna cominciare a sensibilizzare sul fatto che il lupo è invece un valore aggiunto per la natura, per la biodiversità, e quindi andavo a parlare con i pastori per convincerli, insomma. E poi a, non uccidere, ma i lupi ricordiamo, sono stati massacrati, sì, no? Negli sì, anni. Infatti. Poi adesso, tra l'altro, il problema era più che altro di come gestire un allevamento curato, stando vicino. Certo. E quindi ho detto, vabbè, facciamo un progetto della Via dei Lupi, un percorso che io feci già molti anni fa, molto bello, affascinante. Guardate che fotografie, certo, che posti, sì, pazzeschi, posti, perché è un percorso stupendi, che ci porta, sì, dove? Ci porta praticamente da Tivoli fino a Cividele Alfedena, tra l'altro c'è un progetto... Oh, attraverso questi luoghi incantati. Sì, incantati, sì, attraverso dei parchi, appunto il Parco dei Monti Lucredi, Simburini, Parco d'Abruzzo, ma tocca anche gli Ernici, dove c'è la cascata di Zompo lo Schioppo. E poi c'è il progetto di continuare oltre Cividele Alfedena, che è un luogo dove è nata una prima area faunistica del lupo, quindi un luogo molto importante, sì, simbolico, arrivare fino forse alla Maiella, perché c'è un interesse ovviamente molto forte di questo tipo. Ok, e abbiamo anche una mappa, una grafica che ci fa vedere il percorso com'è oggi, perché noi oggi, Alessandro, parliamo della Via del Lupo 2.0, sì, perché questo sentiero è stato in qualche modo, tutto questo percorso, questo cammino pensato, organizzato, intuito, immaginato, poi è stato in qualche modo valorizzato e creato con tante espressioni diverse, vero? Sì, perché da quando è stato ideato nel 2009 con la Federtrek in collaborazione con l'Agenzia Regionale dei Parchi di allora e anche poi con l'autore della prima guida che era Stefano Ardito, chiaramente poi noi delle aree protette l'abbiamo cominciato a percorrere e abbiamo trovato delle cose e abbiamo proposto delle modifiche, sì. Tutte queste modifiche alla fine si sono accumulate nel tempo, tanto che verso il 2014-2015 era pronta una via dei lupi matura, cioè più matura, più adatta per il territorio, anche con le richieste che facevano alcuni paesi di spostarlo, certo, così. E quindi a questa idea iniziale abbiamo anche aggiunto un ulteriore 3-4 tappe all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo per fare un anello. E quindi dalla prima edizione che partiva da Tivoli, attraversava 5 aree protette e arrivava fino a San Donato Val di Gomino, adesso si è arrivati fino a Cividele Alfedena. Anche perché abbiamo con questa seconda versione non solo guardato l'aspetto naturale e quindi se vogliamo di ricerca di qualcosa quando uno va a camminare, ma vogliamo anche un po' riprendere la narrazione che era del lupo, che era questo animale, certo, evocativo che dava il nome alla via, perché è un po' un unico militare. Ora, andiamo a vedere nel dettaglio questo percorso, Alessandro. Diciamo che le prime tappe sono Tivoli, che è un posto, sì, straordinario, sta vicinissimo a Roma, sì, ci sono le ville, la Villa di Adriano, Villa d'Este, Villa Gregoriana. Poi il percorso parte proprio davanti a Villa Gregoriana, che poi è la villa che è stata adesso rivalutata dal FAI, dal Fondo Ambiente Italiano. E per arrivare a Tivoli poi è abbastanza veloce da Roma, quindi anche, sì, se non parte da Roma. E da Tivoli si attraversa la prima riserva, che è la riserva di Montecatillo, e si arriva fino a San Polo dei Cavalieri, che poi è il punto di confine tra la riserva di Montecatillo e il primo parco regionale che incontriamo, che è quello dei Monti Lucredini. Poi continuiamo con altre tappe, attraversiamo e entriamo nel parco dei Monti Simbruini, dalla quarta, quinta tappa in poi, quindi tocchiamo anche alcuni borghi bellissimi che sono Cervara di Roma, Ienne, Trevi nel Lazio. Poi da lì andiamo verso, scavalchiamo l'Appennino, una dorsale, questa qui è Cervara di Roma d'inverno, sì, sembra un presepe perché è arroccata su Cervara di Roma. E poi dopo andiamo verso Trevi nel Lazio, è una tappa abbastanza lunga, Trevi nel Lazio
Torino si entra nella riserva di Zumpolo Schioppo, famosa, si entra in Abruzzo per le sue cascate e poi da lì si va verso Civita Tantino, che è un paesino anche quello come un gioiello, e si entra poi nella valle, diciamo, la valle esterna del Parco Nazionale, una delle valli della zona esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è appunto da dove si entra nel parco, che è Villa Valle Longa. Da lì si arriva a Pescasseroli e poi da Pescasseroli si può iniziare a fare questo anello, quindi arrivando anche a San Donato e completando il tutto a Civitella Alfedena. Questo qui è la Val Canneto, è il lago di Val Canneto, che è la penultima tappa per arrivare poi a Civitella Alfedena. Civitella Alfedena. Poi ne parleremo dopo, sì, di Civitella Alfedena, perché è un posto molto importante sì, per il lupo, importante. Però volevo chiedere a Paolo, tu l'hai fatto tutto questo cammino, no? Forse anche più di una volta. Sì, diciamo anche accompagnando dei gruppi, sì. Ecco, che cosa ha di particolare? Ma di particolare ha appunto la vicinanza a Roma, il fatto che si può partire da Tivoli, una città così importante, e arrivare nel cuore dell'Appennino, quello più ricco di biodiversità, forse, no? Per sì. certi aspetti. E quindi è un viaggio, in questo senso, meraviglioso, tocca tante storie, ma tocca anche tante storie appenniniche, come questa, ad esempio, bello, che poi, tra l'altro, anzi, ti ringrazio, Sveva, a te e tutta la redazione, perché veramente portate alla ribalta ogni volta il cuore migliore dell'Appennino, il cuore, ci tengo sì, a dirlo, perché grazie. È la passione, questa gente che questo ci mette ci il cuore, piacere. Lisa, Sandra, sì. Ilaria, sì. Alessandro, e quindi questo è un progetto che la fattoria didattica di Lisa e di Sandra hanno fatto con le scuole di guardate Campoli Appenninico. Questi bambini l'hanno fatto, sì, amico, hanno fatto bambini, lupo. Amico lupo, guarda come l'hanno scritto, amico lupo, lupo. Ed è un già modo... questo è una cosa per avvicinare i bambini, no? Alla comprensione dei sistemi naturali, dei rapporti tra le specie, dell'importanza di ciascuna specie. Ed è bellissimo. E poi mettono in gioco la loro spontaneità, certo. No? E parlano del lupo veramente bellissimo. Come un animale. Certo. Io mi ricordo quando Elisa, anche mi sembra quando venne da te l'altra volta, e parlò di questo rapporto con l'orso. L'orso gli fece visita, mangiò le galline e lei disse: ma io ero contenta perché l'orso era arrivato. Quindi ribaltare certo. il concetto del lupo che è anche amico. Assolutamente. Poi il lupo di noi, Alessandro, se guarda parco, il lupo scappa se ci vede, no? Il lupo, io nella mia carriera di 15 anni di guardiaparco non l'ho visto veramente poche volte, e noi siamo sul territorio, quindi è un animale comunque elusivo. È per quello sa che l'uomo è suo nemico, quindi comunque non si azzarda sì. ad avvicinarsi. Tant'è che le foto più belle alla fine si riescono a fare o se si sta tanto tempo in natura o se no appunto anche dalle aree faunistiche. Queste sono alcune foto che i fotografi ufficiali del Parco Nazionale d'Abruzzo ci hanno dato. Sì. E oggi è accompagnato in questo momento da Gabriele Chiavassa, benvenuto. Grazie. Geologo, direttore del Museo Archeologico di Civita Tantino, che è un'altra località che noi conosceremo lungo questo cammino. E io partirei proprio con lei, Gabriele. Lei ha preso una casa a Civita Tantino, quanto tempo fa? Io ho preso una casa nel 2001 circa, ma sono un piemontese trapiantato a Civita Tantino, perché un mio amico un giorno, negli anni 70, quelli della grande pace scolastica, io sono un insegnante da tantissimi anni, mi ha detto: vieni a conoscere questo magnifico paese che lei adesso vede in fotografia, che sta su questo cucuzzolo di calcare con una grande spianata e che domina praticamente tutta la Valle Roveto. Vieni a conoscerlo, vieni a vedere qual è la pace che c'è in questo luogo. Che bello! E così io negli anni 70 con mia moglie sono andato lì a vedere ed è stato un amore a prima vista. Che meraviglia. Come ci siamo innamorati letteralmente di questo paese, della sua forma, della sua pace, della sua tranquillità, del suo verde, della sua luminosità sulla valle. Per anni ho fatto il turista con mia moglie, andando lì con case in affitto durante l'estate, eccetera. Poi nel 2001, su suggerimento di mia moglie, perché le donne vedono sempre molto più in là di noi, abbiamo acquistato questa casa e al momento di andare in pensione abbiamo detto: lasciamo Roma, lasciamo il caos, andiamo nella pace della Valle dell'Iri e di Civita Tantino. Che bello. E non solo, lei ha fatto proprio qualcosa per questa comunità. Sì, no? Ho fatto qualcosa. Ha riaperto il museo. Sì, perché dopo essere appunto diventato residente, l'aspetto del paese è cambiato. Prima ero un turista, poi improvvisamente mi sono sentito all'interno della vita certo. di questo paese. Partecipe. Ecco, questa è l'immagine del museo Antinum,
e di una piccola biblioteca che sto cercando di attivare annessa al museo. Che cosa contiene il museo? Il museo è un museo archeologico che contiene reperti che vanno dal III, II, I secolo avanti Cristo e poi ha un settore dedicato a delle epigrafi romane che stiamo vedendo ora, che sono degli anni 200, 300, eccetera, quando Civita divenne, dal 98 avanti Cristo, municipium di Roma. E da Civita d'Antino, Roma, i romani, le famiglie nobili, la tribù dei Sergi, dominava la valle. Certo. Era da Civita che veniva dominata la valle, da Capistrello fino a San Vincenzo, ecco, Valle Rovetta. Si deve a lei, Gabriele, l'apertura di questo museo, il fatto che sia stato rimesso in vita, vero? A lei, all'amministrazione, sì, comunale, è vero. Però alla sua volontà di fare, no? È vero, perché proprio quando sono diventato residente mi sono reso conto di una cosa. C'era questo museo magnifico ed era chiuso. Con un grande investimento, grande sforzo da parte del comune, della dottoressa Cicchinelli, il sindaco, però era chiuso, perché Civita è un comune povero, evidentemente non si poteva permettere personale, eccetera. E allora ho detto a mia moglie, sai che facciamo? Ce ne occupiamo. Faccio una bella domanda come volontario. Certo. E faccio aprire il museo, se me lo concede. Che bello, facciamogli un applauso, perché è bellissima questa storia. Però il museo non è solo l'unico gioiello che lei ha in qualche modo riportato agli abitanti di Civita, no? Ce ne sono altri. No, Civita è molto ricca, è molto ricca di storia e io che sono un innamorato di Civita, anche se un trapiantato, dico che non si può perdere Civita. La storia di Civita non può morire. C'è stato pittore olandese, no? Danese. Danese, che... Christian Zahrtmann. Sì. Alla fine dell'Ottocento, verso l'Ottocento-Ottanta, per varie vicende capitò a Civita. Lui era un pittore che andava contro quello che era il canone della pittura di allora. Lui voleva dipingere en plein air, cioè voleva dipingere la luminosità, la luce, la gente, la popolazione, come si vede dai dipinti che stanno passando adesso. Sono quadri di Zahrtmann che ritraggono proprio la vita del paese. E lui si fermò a Civita costituì una scuola presso la Casa Cerroni, ancora oggi visitabile, con tutti gli stemi dei vari pittori danesi, norvegesi, eccetera, che si sono alternati fino al 1920, grosso modo, a Civita. Quindi la rimettiamo in vita questa scuola d'arte, no? La facciamo diventare... Un polo di attrazione per turisti, artisti, sarebbe quello il sogno. Non è semplice questo discorso. Col comune di Civita e con l'Accademia di Belle Arti di Roma e con alcuni musei nazionali danesi hanno un progetto, certo, di ristrutturazione e di rivitalizzazione del palazzo, nel quale convergeranno pittori danesi, pittori norvegesi, pittori italiani, dove potranno essere accolte ragazzi, bello, gruppi bellissimo, di studenti, eccetera. Ecco, parliamo di un'altra Civita, di Civitella Alfedena, Alessandro, sì, che era rimasto fuori dal nostro discorso, perché è stata una tappa che è stata aggiunta in, sì, questo Sentiero del Lupo. Intanto vediamo che il Sentiero del Lupo è tutto mappato, vero, sia col GPS che con i cartelli, vero? Sì. Qui ci hai portato cartello. Sì, Sveva, sul sito che abbiamo riaperto da autunno di quest'anno abbiamo tutte le tappe, tutte appunto, sì, con le tracce GPX fatte col GPS, e poi sul territorio troviamo tutta la segnaletica verticale fatta con anche i colleghi dei Simbruini, ecco, con la Falegna Medesima. Ricordiamo, 200 chilometri da Tivola, Civitella. Da Tivola a Civitella Alfedena. Alfedena è una città simbolo, no? Per quello, sì, che è la storia, la narrazione del lupo. Perché noi appunto con questa versione 2.0 volevamo fare due cose, narrare il territorio, tra cui tante storie come questa di Civita d'Antino, perché quando noi siamo andati a ripercorrere il cammino per prendere le tracce abbiamo incontrato tutte queste realtà, e io per primo ho parlato con un'osteria che stava lì e mi parlava di questi pittori fiamminghi, sì, appunto di questa zona. E credo che un cammino, anche i paesaggisti, siano un turismo lento che porti in realtà e porti del, certo, turismo su questo territorio. E nello stesso tempo, quindi, è una narrazione che collega tanti paesi, uscendo da Roma, questi grandi centri, e porta fino al cuore, che poi era quell'altra narrazione parallela, che era quella del lupo.
e quindi Civitella Alfedena non poteva non esserci, certo. Perché Civitella Alfedena è stata, quando si è ricominciata, quando c'è stata una grande storia della conservazione in Italia col WWF nei primi anni 70, con il recupero del lupo in Italia, e è partito tutto parallelamente tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco della Maiella, anche con la nuova area faunistica del lupo. Queste sono le credenziali del Queste cammino. Sono le nuove Bellissimo. Credenziali, sì. Passo dopo orma. È molto bello, vedete? E dentro, a seconda di tutte le tappe che si percorrono, vi faccio vedere, ci possono mettere tutti i timbri, no? Degli amici del Sentiero del Lupo. Bellissimo. Sì. Passo dopo orma, mi piace. Se posso dire una cosa, devi. Agganciandomi a questa credenziale, e questo qui è il Monteviglio in inverno, sì. Al confine tra il parco Monte Simbruini e la riserva di Zompolo Schioppo. Oh, e la cosa bella di queste credenziali è che molte delle idee che si trovano oggi nella nuova Via dei Lupi sono anche il frutto di un lavoro fatto con i ragazzi, con i volontari del Servizio Civile, che da un po' di anni lavorano all'interno delle aree protette del Parco dei Monti Lucredi e del Parco dei Monti Simbruini. E molte di queste idee sono dentro qui. E un'altra cosa che c'è nuova nel sito, insieme a Federtrek, che abbiamo deciso di fare, è proprio di comunicare via via gli eventi che ci sono lungo il cammino, lungo i paesi della via, come appunto anche magari alcune cose che potrebbero nascere a Civitatantino, e noi rilanciamo queste cose, perché la via è appunto una narrazione, unire questi luoghi. Va bene, allora, vuole aggiungere qualcosa? Ma se c'è tempo vorrei fare un appello. Sì, facciamolo l'appello. E questo appello ai giovani di Civita e alle persone della valle e a tutte le persone che hanno la fortuna di ascoltare questa trasmissione. Aiutateci a non far morire i paesi di montagna. C'ha ragione. Aiutateci a tenerli in vita. Aiutateci a ritrovare le radici nella storia di questi paesi. Perché la storia è una storia fantastica, bellissima, che non può morire. Grazie, grazie a Gabriele Chiavassa, geologo, direttore del Museo Archeologico di Civitatantino, Alessandro Giordani, geologo guardaparco del Parco.